La Bella e la Bestia. C'era una volta un mercante che viveva con le sue tre figlie. La più giovane, Bella, era amata da tutti per la sua bellezza e gentilezza. Un giorno il mercante perse tutte le sue ricchezze a causa di una tempesta che distrusse le sue navi. Ridotti in povertà, si trasferirono in campagna. Un giorno il mercante ricevette notizia che una delle sue navi era stata trovata. Prima di partire, chiese alle figlie cosa desiderassero come dono. Le due maggiori chiesero gioielli e vestiti, mentre Bella chiese semplicemente una rosa. Durante il viaggio di ritorno, il mercante si perse in una foresta e trovò rifugio in un castello misterioso. Lì trovò cibo e riparo. Mentre lasciava il castello, vide un bellissimo roseto e ricordò la richiesta di Bella. Colse una rosa, ma fu subito affrontato da una terribile bestia che lo accusò di furto. La bestia lo condannò a morte, ma poi accettò di lasciarlo andare se una delle sue figlie fosse venuta a vivere al castello al suo posto. Il mercante tornò a casa e raccontò tutto alle figlie. Bella, sentendosi responsabile, decise di andare al castello al posto del padre. Arrivata al castello, fu accolta con gentilezza dalla bestia, che la trattò con ogni riguardo. Col passare del tempo, Bella scoprì che la bestia, nonostante il suo aspetto, era gentile e generosa. Ogni sera la bestia le chiedeva se volesse sposarlo, ma Bella rifiutava gentilmente. Un giorno Bella sentì che suo padre era malato e chiese alla bestia di lasciarla andare a trovarlo. La bestia acconsentì, dandole un anello magico che le avrebbe permesso di tornare al castello in un istante. Bella promise di tornare dopo una settimana. A casa le sorelle maggiori, invidiosi dei regali e della bellezza di Bella, la trattennero più a lungo del previsto. Quando Bella si ricordò della sua promessa, usò l'anello per tornare al castello e trovò la bestia morente di dolore e solitudine. In preda al rimorso, Bella confessò il suo amore per lui e chiese alla bestia di vivere. Improvvisamente la bestia si trasformò in un bellissimo principe. Raccontò a Bella che era stato maledetto e che solo l'amore vero poteva spezzare l'incantesimo. Bella e il principe si sposarono e vissero felici e contenti, insieme al padre di Bella e alle sorelle che impararono a essere meno invidiose e più gentili. La morale di La Bella e la Bestia è che la vera bellezza risiede nel cuore e nell'anima di una persona, non nel suo aspetto esteriore. La storia insegna l'importanza di guardare oltre le apparenze e di riconoscere il valore delle qualità interiori come la gentilezza, la generosità e l'amore sincero. Bella, scegliendo di amare la bestia per la sua bontà e non per il suo aspetto, dimostra che l'amore vero va oltre le superfici e può trasformare anche le situazioni più difficili. Inoltre, la favola sottolinea che il sacrificio e la lealtà verso chi amiamo sono valori fondamentali. Fine della storia. Se questa storiella ti è piaciuta, per favore sostienici con un mi piace e iscriviti al nostro canale per tantissime altre storielle divertenti, avventurose, ma anche educative. Grazie per la compagnia. Arrivederci e alla prossima avventura. Ciao ciao!